Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Come gestire al meglio i problemi legati all'incontinenza, l'importanza della prevenzione e un'adeguata gestione dei costi. Ci sono oggi dei prodotti che permettono di personalizzare la gestione dell'incontinenza. Sappiamo pure che questo problema non impatta solo a livello fisico, diciamo cutaneo, ma impatta sicuramente in maniera importante per quello che riguarda l'aspetto psicologico e soprattutto sociale. Ci sono pazienti che non reperiscono prodotti adeguati, che addirittura negano la propria vita sociale, che si chiudono in casa, che non hanno possibilità di confrontarsi di nuovo con l'esterno. Ci sono problematiche che i prodotti non adeguati creano, quali l'imbarazzo di gestire un cattivo odore, quale soluzioni che deturpano la rappresentazione organica, cioè prodotti che sono invalidanti nel loro disegno, nella loro concezione. A questi le migliori risposte sicuramente cerchiamo di renderle creando e cercando di mettere sul mercato prodotti che rendano meno medicale, più femminile o maschile, in questo senso prodotti che somiglino di più a delle biancherie, che rendano anche questo impatto psicologico più semplice. È senz'altro importante cercare di prevenire delle insorgenze particolari di lesioni cutanee in modo particolare, ma anche di infezioni, cistiti, infezioni alle ultime vie urinarie che si possono creare utilizzando prodotti non adatti. Tra l'altro è importante, giusto appunto, selezionare protezioni assorbenti che restino sempre asciutte al contatto superficiale, che non rendino quindi a ritroso né il cattivo odore, ma soprattutto dei contatti, dei reliquati di materiali come appunto le urine, che possono sicuramente danneggiare la cute, cute che nella terza età sicuramente sappiamo essere già svantaggiata per quanto riguarda la difesa da agenti esterni, dagli insulti di una incontinenza. In Italia manca un'offerta vaccinale omogenea e sono ancora molti quelli che non hanno una vera e propria cultura vaccinale. Assumono importanza fondamentale le vaccinazioni stagionali contro l'influenza, che oggi sono sempre più rivolte alla specificità dei ceppi virali che circolano, e abbiamo dei vaccini che sono veramente eccellenti. Un'altra vaccinazione molto importante è la vaccinazione antipneumococcica, che mette al riparo l'anziano dalla polmonite batterica, che è una delle cause fondamentali dei ricoveri in ospedale e delle malattie che insorgono durante un ricovero ospedaliero o possono insorgere durante un ricovero ospedaliero. Non bisogna poi dimenticare le vaccinazioni decennali contro il tetano e contro la difterite, che sono malattie che comunque non ancora incidono soprattutto sulla popolazione anziana e soprattutto nelle donne che non sono state vaccinate, per ovvi motivi, perché il fatto che una volta l'uomo faceva il militare, quindi veniva sottoposto a vaccinazione. E quindi il richiamo decennale a queste due vaccinazioni secondo noi è d'obbligo. La cosa più importante è che il mondo mediatico segua le indicazioni e soprattutto i personaggi che sono effettivamente dedicati a questo e che abbiano comunque la corretta preparazione, perché molto spesso questo ambito della medicina è trattato in maniera forse un po' superficiale nelle università, e solamente innamorandosi dei vaccini si riesce a capire il loro valore. In più si può utilizzare il sito vaccinarsi.org, che è stato messo a punto dal nostro gruppo vaccini della Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica, che dà le indicazioni sia all'utente sia agli operatori. L'importanza di un corretto stile di vita per i pazienti che soffrono di patologie legate all'apparato cardiocircolatorio. Anche nella terza età il movimento è importante per una ragione semplicissima, che serve a tenere in attività sia i muscoli sia le articolazioni. Non solo, ma serve anche ad evitare che eventuali abusi alimentari possano determinare un aumento di peso corporeo non necessario. E quindi l'attività fisica, sia con attività per cui il paziente esce di casa e si fa la passeggiata, oppure all'interno della stessa casa, sono essenziali proprio per mantenere un'adeguata attività fisica
ridurre la pressione arteriosa, in quanto l'esercizio continuo determina una vasodilatazione muscolare, quindi una riduzione della pressione arteriosa ed anche una riduzione dell'attività fisica, riduce l'aggregazione in piastrica, quindi è una condizione, diciamo, di prevenzione assolutamente necessaria che non bisogna mai dimenticare. L'iniziativa di Federanziani per abbattere i costi della bolletta del telefono di casa. Che le tecnologie costano, costa comprare il tablet, costa avere che cosa? Il telefono a casa. E allora abbiamo studiato un nuovo prodotto, un telefono per casa, per voi, solo per Federanziani, che vi permette di risparmiare il canone, non pagherete più il canone del Telecom, ma soprattutto in un mondo in cui tutti aumentano l'IVA, noi l'IVA non ve la facciamo pagare. Quindi se volete veramente risparmiare e prendere, insomma, qualche risparmio da mettere nelle tecnologie o darle ai nipoti, questa è la strada. Grazie per averci seguito. Family TG torna domani alle 18:50. Buona serata.